Buonasera e bentornati a Gente di Calabria, la letteratura e soprattutto l'arte raccontata in TV. Riprendiamo il discorso dove l'avevamo lasciato settimana scorsa, da padre in figlio. Avevamo parlato del grande pittore Antonio Trifoglio e questa sera parleremo di Alberto Trifoglio e della sua vita e soprattutto delle sue opere e delle sue capacità artistiche. Alberto Trifoglio è stato, per molti anni ha fatto l'architetto, un libero professionista, ha insegnato, designer e ha avuto la possibilità anche di insegnare all'estero, ricevendo anche lì grossissimi, grossissimi consensi. A un certo punto, diciamo che, la libera professione viene messa, da parte perché c'è il richiamo dell'arte, quel richiamo del sangue, perché da padre in figlio è inutile, disconoscere che c'è il sangue artistico nelle vene di Alberto Trifoglio. Alberto, io ti ringrazio e soprattutto per essere ritornato in trasmissione. La settimana scorsa abbiamo parlato di tuo padre, ti sei emozionato e mi sono anch'io emozionato perché il ricordo è stato vivo ed emozionante, perché non ci siamo soffermati solo su l'aspetto artistico, ma anche sull'aspetto umano. Questa sera però voglio dedicare un'intera puntata all'artista Alberto Trifoglio e a quello che può diventare, visto che ancora pensa di non essere un artista dall'alto della sua umiltà. Allora, Alberto, quando rinasce? A questo punto ti faccio questa, io avevo messo nasce, però è rinasce la tua passione per l'arte. E spiegami il motivo perché c'è stato un blackout, per molto tempo. Dunque, naturalmente ti riferisci al discorso della pittura che adesso sta prendendo, diciamo, posto nella mia vita. È roba recente questa. Sicuramente la professione d'architetto è entrata un po' in crisi, non soltanto la mia, ma credo che tanti colleghi adesso non abbiano possibilità di esprimersi come una volta, perché insomma si costruisce di meno. E quindi si sono ristretti un po' le possibilità di poter creare delle opere architettoniche. Dopo una meditazione abbastanza profonda, ho visto dentro di me e mi sono chiesto che cosa, quali obiettivi raggiungere, e sono entrato nel mio io e naturalmente ho visto questa parte pittorica che c'è in me. Guardando anche un cavalletto di papà che purtroppo era, dopo la sua morte, rimasto vuoto, lui non dipingeva più. Di conseguenza ho provato, lo avevo fatto anche a 20 anni, francamente, però poi ho iniziato a fare l'architetto designer e quindi c'è stata questa interruzione abbastanza Scusami, grave. scusami Alberto, di Dimmi. questo voglio parlare dopo. Io poco fa tu hai detto, tu sei stato, lo sei tuttora, un libero professionista, un architetto. Sei riuscito, nella tua professione ad mischiare un po' l'arte con la professione, oppure l'architettura non ha niente di artistico? Ma l'architettura ha molto di artistico e poi io ho fatto molto designer, ho creato molti oggetti per aziende toscane del nord Italia, ho esposto i miei oggetti sono stati esposti in fiere, tipo Macef di Milano, insomma, questo mi ha portato anche tra le altre cose a insegnare, insomma, questo è un altro bellissimo capitolo della mia vita. E quando creavo questi oggetti che li coloravo come se fossero una specie di dipinto, io mi esprimevo anche artisticamente. Sicuramente l'architettura ha a che fare con l'arte, sì. La tua esperienza come insegnante all'estero, dove e cosa ti ha dato quell'esperienza all'estero? Dunque, l'esperienza all'estero è nata da un'accademia di Firenze molto prestigiosa, l'Accademia Arte, Moda e Design di Piazza Pitti, quindi proprio di fronte a Palazzo Pitti, quindi è una zona molto prestigiosa. E questa accademia mi ha mandato a Bangkok e c'è stato una specie di rapporto diplomatico tra Italia e Thailandia, e laggiù è stata aperta un'accademia internazionale di design e io sono stato il primo insegnante. Ho avuto come dire, un aspetto emotivo in
in questo impegno abbastanza forte ho dovuto insegnare in inglese naturalmente ben 6 materie, insomma, quindi è stato 6 ore al giorno, è stato molto impegnativo, però mi ha veramente fatto crescere in tante cose, mi ha fatto sentire internazionale quasi, ecco. E Bangkok, la capitale della Thailandia, sì. E io avevo alunni da tutto il sud-est asiatico, dalle Filippine all'Australia, alla Malesia e naturalmente nella Thailandia. Ho capito, hai ricevuto anche visita dell'ambasciatore, se non sbaglio, vero? Sì, visto che era un qualcosa di diplomatico naturalmente, tipo si doveva stare attenti anche a quello che si diceva, perché insomma quando parlavo delle chiese dovevo parlare dell'aspetto architettonico, ecco, cercare di non, come dire, toccare la religione o cose di questo genere, insomma, cose anche comprensibili. E beh, l'ambasciatore è venuto, c'è stato un bellissimo incontro e naturalmente si è complimentato con me e con anche altri insegnanti. Aspetto giustamente che la regia mandi i tuoi dipinti, così parliamo di quelle che sono le tue caratteristiche artistiche, i tuoi colori, e soprattutto c'è sempre il mare pure, ecco, già nei tuoi, ecco, la regia puntuale ci manda i tuoi dipinti, questo, le tue caratteristiche, sì. Ecco. Questo dipinto è abbastanza simbolico, sappiamo il paesino è Rogudi, devo dire che io mi sono fatta a piedi tutta quella fiumara fino al mare e in questo quadro ho voluto quasi raccontare questo episodio, immortalarlo per me, perché è stata una giornata indimenticabile. E ho toccato la fiumara, ho toccato queste rupi scoscese molto, molto selvagge e ho cercato di dare un calore a questo paesaggio che purtroppo adesso è desolato e il paese è disabitato. È Rogudi vecchio, vero? Rogudi vecchio, esatto, sì. Ho capito. Nel frattempo stanno passando altri padri, questa è una donna al caffè, e mio padre ne faceva tante, io quasi gli ho fatto fare, ho voluto provare a vedere come le mie donne al caffè venivano fuori, tutt'altra cosa rispetto a mio padre. E tutt'altra esperienza, però è un quadro che hanno apprezzato molto e che io, di cui io sono molto geloso. Ascoltami, soffermiamoci sui tuoi colori, sono molto accesi. E questo lo sto notando, io sto dicendo che sono in una fase di crescita, spero, della mia pittura e sto tirando fuori quello che mi anima naturalmente, mi fa tirare fuori, i colori sono molto accesi, sì, in effetti, e non ci sono... come dire, via di mezzo, non ci sono vie di mezzo, ecco, l'oggetto va, gli va data la sua dignità, gli va dato il suo colore e credo di essere un realista, ecco, di voler, un neorealista, voler raccontare la realtà, sì, sì. Ascoltami, torniamo al, per questo io ti ho bloccato all'inizio perché volevo un attimino affrontare quel discorso. Perché mi interessa anche l'aspetto psicologico, l'aspetto particolare, psicologico e particolare di un artista, perché un artista non è, tra virgolette normale, non è un folle ma quasi, perché altrimenti capisco, non c'è capisco, arte. Capisco. Io ti dico questo, per un periodo della tua vita hai abbandonato il mondo dell'arte, perché? Beh, la professione naturalmente mi impegnava non poco, ecco, io quando ero a Firenze ho avuto uno studio di architettura per circa 20 anni nel centro, è stato un periodo molto, molto intenso, insomma, in cui ho lavorato, non avevo spazio né tempo per dipingere, ecco, quindi mi dovevo dedicare all'architettura e all'insegnamento, perché poi ho avuto anche un'esperienza come cultore della materia all'Università di Firenze, quindi ero abbastanza pieno, ecco, di... Ma è solo una mancanza di tempo oppure c'è, diciamo, un altro motivo? Per quanto riguarda la pittura, una mancanza di tempo, sì, sì, sì. Ti mancava in quel periodo la pittura oppure... No, perché forse era un qualcosa che avevo un pochino da parte, che avevo nel cuore e che adesso riprendo, ecco, senz'altro. Ascolti Alberto, il richiamo della tela, quando è avvenuto? Cioè, lo stavi accennando prima, è particolare, vorrei che tu lo ribadissi con chiarezza. Dunque, innanzitutto, come ti dissi, a 20 anni, quando facevo il liceo,
avendo un papà artista, insomma, avevo già esposto, avevo fatto una mostra e avevo venduto anche i primi quadri. Poi feci una scelta, appunto, perché studiavo architettura, l'architettura mi appassionava e sono andato avanti con l'architettura. E la tela è venuta dopo la morte di mio padre, ecco, e lì ho incominciato un attimino a prendere il pennello, perché ero intristito nel vedere quei cavalletti, diciamo, soli, ecco. E quindi ho cominciato a comprare colori, a comprare pennelli e a vedere se avevo ispirazione. L'ispirazione, guarda caso, era di soggetti calabresi. Quindi l'ispirazione o il richiamo è stato soprattutto un grande rispetto per tuo padre. Il veder abbandonato un cavalletto ti ha dato la sensazione di aver abbandonato forse tuo padre. È una mia interpretazione questa. Sicuramente quel cavalletto mi parlava, anche se era muto, però mi diceva qualcosa, mi richiamava, ecco. Io spesso passavo davanti a questo cavalletto che era vuoto e lo guardavo. Dico, ma se lo guardo vuol dire che abbiamo qualcosa da dirci. Adesso sto provando a vedere di aprire un dialogo, insomma. Sì, state iniziando un rapporto di amicizia. Ascoltami, Alberto, cosa rappresenti nelle tue opere e soprattutto quali sono i messaggi che lanci? Perché con un'opera c'è sempre un significato nascosto che solo l'artista conosce. Beh, sicuramente queste opere, che sono tutte calabresi, c'è innanzitutto una specie di richiamo verso questa terra, un'assenza nella mia vita di questa terra per tanti anni, dovuta all'emigrazione, naturalmente, a questa impostazione dell'Italia del dopoguerra, giustamente, in cui al nord ci sono state le industrie, il benessere, eccetera, e poi l'abbandono di questa parte del sud e non solo. E di conseguenza questo vuoto che io ho avuto lo voglio riempire. Qui c'è molta umanità, c'è molta ispirazione per un artista come me, il mare, i personaggi che vivono nei paesi, l'asprezza del territorio, sicuramente c'è da lavorare. Poi c'è una particolarità, io nei quadri che ho guardato in questa settimana, i quadri che sono già passati prima in sovraimpressione, tu spesso raffiguri il ballo, la tarantella, i suoni, e sono degli elementi che spesso sono presenti nei tuoi dipinti. Cosa rappresenta per te il ballo, la tarantella, il contatto fisico? Ecco, questo quadro qua. Sicuramente la tarantella è un'espressione massima dell'umanità che c'è nei paesi. Cioè, io, rappresentando la piazzetta di dietro con la tarantella in primo piano. Questo è un bellissimo quadro. E quello che succede quando, e la sensazione che io di quando sento la tarantella, c'è una specie di far rivivere il paese, ecco, tutti che si affacciano, tutti che questa musica così incontrollabile, insomma, ironicamente dicendo, che fa ballare anche morti, naturalmente, scherzando, è irresistibile, ecco, come ritmo, e questa simboleggia proprio questo mio sensazione, ecco. Ascoltami, se il regista ci manda, c'è il quadro ambientato a Scilla, non so se c'è, comunque in ogni caso un quadro che tu hai ambientato a Scilla, un amore che sboccia sulla spiaggia, e poi un'altra cosa che ho notato guardando tutti i tuoi dipinti è la costante presenza dei cagnolini, ecco, una tua considerazione, ecco qua, questo è il quadro, sì, e c'è sempre il cagnolino, ma in quasi tutte le opere. Dunque, questo è stato uno dei primi quadri che ho fatto sulla Calabria. Devo dire che non l'ho finito subito come tanti quadri, insomma, che ho iniziato magari un anno fa, però via via che riprendo cerco di aggiungerci dei motivi, insomma, finché il quadro non arriva a maturazione. E dunque il cagnolino è molto simbolico e vuol dire famiglia, vuol dire unione, vuol dire nucleo familiare. Questo ragazzo che offre dei pesci a questa ragazza sulla spiaggia è molto simbolico. Io volevo rappresentare davvero una nascita di un amore
in Calabria e dimostrare da parte di questo ragazzo che si può vivere anche con la terra e con i frutti della terra, in questo caso del mare, naturalmente la pesca. E il cagnolino è un qualcosa di simbolico che rappresenta una famiglia. Ascoltami, tu vai in giro per la Calabria, giusto, e focalizzi l'attenzione sugli aspetti particolari. Mi pare che parlando al telefono in questa settimana tu fotografi gli attimi e poi da lì trai l'ispirazione, oppure ti rimane soltanto l'immagine? Come lavori, come artista, come lavori? Dunque io ho tanti quadri in lavorazione, fra cui uno Zampognaro, fra cui i battienti di Taurianova Terinese, quindi trovo ispirazione veramente ovunque vada, ecco, devo essere sincero. E io naturalmente ho un occhio molto vigile, molto attento, che guardo anche particolare, insomma, questa è una cosa che fa parte di me, della mia professione, di come sono fatto io. E devo dire che dopo che un oggetto, una situazione mi attraggono, da lì nasce fuori l'ispirazione o la volontà di voler fare un quadro. Ho capito. Adesso parliamo di una cosa o di una passione che, se non sbaglio, ti è stata trasmessa da tuo padre. Io ti seguo spesso su Facebook, sulla tua pagina, e noto che parli sempre di asciugare, far asciugare i pinakis di Epizefiri. È una passione tua oppure è una passione che è nata grazie a tuo padre? E poi come si realizza un pinakis? Ecco. Dunque i pinakis che vedi e che sto sperimentando sono degli stampi che mio padre mi ha lasciato. È un altro patrimonio come questi disegni di cui ho fatto questo libro. Appena ho aperto il suo archivio, di cui prima non avevo idea di accedere perché erano delle cose gelose, ho scoperto in due cassette questi stampi dei Pinakis Locresi e ho visto che sono perfettamente fatti. Come ti dissi, mio padre era tecnicamente, direi, secondo a nessuno, ecco, su questo lo posso sottolineare 100 volte. Ho visto questa bellezza di questi Pinakis e ho visto anche questi stampi. Io non sono un ceramista, ma naturalmente mastico un pochino d'arca e di arte, e ho voluto provare a fare, nella mia incompetenza di ceramista, ho voluto provare a fare degli stampi. E adesso quando vedi asciugano, perché sto imparando la tecnica. Si rompono spesso? Per adesso molto poco. Fa piacere. E com'è la tecnica? Come funziona? Sempre con uno stampo in pratica? Dunque c'è uno stampo, sopra va in adesione messa della creta, e poi dopo due giorni così si stacca da sé naturalmente, e lì che diventa problematico, perché bisogna stare attenti che non si asciughi presto, perché sennò si spacca. Ecco perché io forse gli do più acqua del necessario, però meglio così. Ascoltami, cosa raffiguri nei Pinakis? Beh, devo dirti che ora non... Qui ci vorrebbe uno studioso per dirti tutto quanto di simbolico c'è nei Pinakis, però sto approfondendo l'argomento, e devo dirti che anche l'Archeoclub di Locri è affascinato da queste mie cose, e probabilmente farò una mostra dei Pinakis, e a quel punto sarò anche pronto, diciamo, storicamente. Ecco. Ho capito. Io torniamo un attimino a discutere della cultura. Era una domanda che ti volevo fare la scorsa settimana, ma che ti voglio ribadire adesso. Quale ruolo attribuisce alla cultura? Ma noi come italiani la cultura è una cosa basilare, insomma nel mondo siamo riconosciuti per questo, abbiamo il 60% o più dell'arte nel mondo, di conseguenza non si può fare arte senza una base culturale. E quindi la cultura per noi italiani, chi mastica arte, è tutto, ecco. Che si guadagni o no, e che si può anche guadagnare, sappiamo tutti, insomma, con l'arte, chi ha arte dentro deve esprimersi, deve creare.
L'importante è questo, poi i posteri parleranno, insomma. Ascoltami, tu hai vissuto e sicuramente sei stato spesso a Firenze, giusto? Firenze è una città culturale per antonomasia. Ispira l'artista oppure c'è un'ispirazione diversa quando tu ammiri il territorio, la natura e i paesaggi? Dunque, io sono stato 20 anni nel centro di Firenze, avevo uno studio vicino a Piazza della Signoria, ho passato 20 anni abbastanza belli e pieni. Beh, devo dire che l'arte a Firenze è il Rinascimento, di conseguenza io ho anche toccato un po' l'arte nuova perché ho conosciuto molti artisti, ho avuto un'esperienza anche di direttore di un circolo d'arte molto importante, il Ghibellino, la città di Empoli, però devo dire che l'arte a Firenze è Rinascimento, è passato, non presente. Ascolti, una domanda penso simpatica, che rapporto hai con i tuoi concittadini a Sant'Ilario e se hai intenzione di modificare l'accento? Perché io il calabrese lo parlo benissimo, non l'ho mai dimenticato perché tutte le estati tornavo, quasi tutte le estati tornavo qui e poi in casa mia si parlava calabrese, eravamo tutti calabresi. E il rapporto con i miei paesani è ottimo, perché con ognuno ci si parla, quando ci si incrocia. Cosa differente stare in una città dove bisogna correre, dove se ci si saluta, un po' formalmente, almeno in paese ci dice come state, bella giornata, ma lo si dice in modo molto più, come dire, caloroso. Vero, esatto, sì. Più sì. Vero. E Firenze, pur essendo una città piccola, o Empoli, tu sei stato ad Empoli, anche ad Empoli hai notato questa differenza con la Calabria? Ma molta, perché io da quando ho cominciato a crescere a Empoli, dentro di me sentivo che ero diverso, perché i toscani sono più, come dire, maliziosi, non in senso negativo, io parlo in senso positivo, mentre noi calabresi siamo un po' più miti sotto l'aspetto della vita, ecco, magari ci accontentiamo, siamo più lenti, ecco, non abbiamo questa voglia di correre, di avere, capito. Insomma, e mentre il toscano è molto puntiglioso, città come Empoli erano città molto ricche, stavano crescendo e bisognava essere toscani per avere, non so, per lavorare il tessile, per lavorare il vetro, è diverso da noi, sì, siamo diversi. Ho capito, bellissima puntata anche questa, come peraltro quella dedicata a tuo padre. Io credo che di Alberto Trifoglio si parlerà tantissimo in futuro. Comunque ti voglio chiedere, prima di chiudere, perché siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata, ti volevo chiedere quali sono i tuoi programmi per il futuro e soprattutto se rimarrai in Calabria. Ormai la scelta è stata fatta, è una scelta molto ragionata e sentita, ne ho parlato già con molti, è una scelta molto, molto forte, un cambiamento di vita. Rimarrò in Calabria, rimarrò nel paesino di Sant'Ilario, anche perché qui mi trovo bene, si fa cultura, vorrei ringraziare circoli come Mario La Cava di Bovalino, l'Archeo Club, questi luoghi dove si fa cultura e dove le idee sono le stesse, cioè quello di migliorare e di fare cultura nel nostro territorio. Mi associo pure io ai tuoi ringraziamenti, perché colgo l'occasione proprio per ringraziare Domenico Calabria, per ringraziare Nicodemo Vitetta, per ringraziare Macri per tutto quello che stanno facendo nella Locride, ed io dal mio piccolo sto cercando un attimino di usufruire delle loro capacità per far crescere questa trasmissione che sta accendendo la luce. All'inizio con la letteratura calabrese, poi un attimino ci siamo soffermati sui beni culturali calabresi, adesso il viaggio nell'arte, è una continua ricerca di quel tesoro che Pasquino Crupi immetteva nelle sue opere. Io
Alberto, non ho modo per ringraziarti, perché sono state veramente due puntate bellissime. Ti ringrazio e spero di riaverti ancora una volta in trasmissione. Sì, dimmi Alberto, dimmi. Anche tu sarai un protagonista di questa, come dire, voglia di fare cultura qui in Calabria, insomma. Io lo sento, ecco, ti ho visto nella tua personalità. Si parlerà di te molto in futuro. No, guarda, io, quando si parla di me mi metto un po' in difficoltà, comunque ti ringrazio, facciamo quello che è possibile per la nostra terra. E questo è un messaggio e soprattutto un invito a tutti coloro i quali hanno voglia e devono trovare il coraggio proprio per cambiare le sorti di una Calabria che ha tanto, ma che non ha nulla da invidiare a nessuno. Io Alberto ti ringrazio e spero di riaverti ancora una volta in trasmissione. Ringrazio tutti voi che ci seguite da casa. L'appuntamento con Gente di Calabria è per quella che sarà l'ultima puntata di questa prima edizione, con un nuovo ospite e una nuova tematica. Vi auguro ancora una volta una buona serata, una buona domenica e come sempre ad maiora.